La sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara. Ben ritrovati all'ascolto della Sanità Parla con te, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con le nostre aziende sanitarie locali. Tutti i lunedì alle 12.10 e in replica il giovedì alle 19.10 incontriamo i professionisti e le professioniste delle nostre aziende sanitarie locali. Oggi sono con noi Irene Ansaroni e Federica Gugliotta, che sono due ostetriche della nostra azienda sanitaria locale. Con loro parleremo della Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno, un evento che si ripete ogni anno e che si è appena concluso lo scorso sabato. Quest'anno, come in ogni edizione, c'era una tematica che è stata particolarmente evidenziata nel contesto della Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno. Lo chiediamo a Irene Ansaroni. Come ogni anno, appunto, a livello globale si festeggia questa settimana sull'allattamento materno e quest'anno la tematica riguardava l'allattamento e il lavoro. Infatti la scorsa settimana a livello territoriale si sono tenute una serie di iniziative, sia open day a livello aziendale che flash mob, che avevano proprio l'obiettivo di incontrare le famiglie, le mamme con i loro bambini. Durante questa settimana tutti i promotori dell'allattamento materno, le associazioni, gli enti pubblici, ma anche quelli privati, organizzano infatti queste attività per sensibilizzare l'opinione pubblica e provare a generare sostegno riguardo all'allattamento materno. Federica Gugliotta, a proposito dell'allattamento sul posto di lavoro, che ovviamente è un diritto di ogni mamma, c'è una normativa specifica? Sì, noi abbiamo sensibilizzato e informato le donne anche durante questa settimana, durante tutte le attività e gli eventi che abbiamo organizzato, riguardo alla normativa. Esiste una normativa specifica che tutela le donne e le famiglie per quanto riguarda appunto l'allattamento e la genitorialità, ed è importante che donne e famiglie conoscano questa normativa proprio per tutelarsi, per saper chiedere quali sono i permessi che possono avere, come ottenerli, a chi rivolgersi. Quindi abbiamo risposto a tante domande e dato degli indirizzi in particolare. Diciamo che adesso la normativa è un po' cambiata rispetto agli anni scorsi, proprio perché non si parla più di tutela della maternità, ma di diritti di maternità e paternità, con il decreto legislativo 151 del 2001. Oltre a questo abbiamo raccolto anche molte testimonianze da parte dei genitori e soprattutto le preoccupazioni che emergono nel momento in cui la donna si ritrova a rientrare nel posto di lavoro, quando il pensiero di conciliare appunto i nuovi ritmi, i nuovi orari con il nutrimento, con il latte materno, a volte sembrano molto difficili se non impossibili. Infatti poche aziende ancora hanno la sensibilità di inserire all'interno delle proprie politiche aziendali delle azioni concrete a supporto della conciliazione del lavoro e dell'allattamento, anche se ciò migliorerebbe in realtà molto l'immagine dell'azienda stessa. Sono stati fatti molti studi, ad esempio a livello statunitense, in aziende in cui le mamme sono rientrate a poche settimane di vita dei propri bambini, e si è visto che una mamma lavoratrice che allatta ha diversi vantaggi anche per la propria azienda e per il proprio datore di lavoro. Ad esempio a livello di salute della mamma e del bambino, quindi una mamma che si assenta meno dal lavoro perché il bambino si ammala meno, vantaggi in termini di efficienza lavorativa, qualità a livello di risultato lavorativo, perché sicuramente ci saranno meno sostituzione, ricambio di personale che è già specializzato per un determinato lavoro. Le lavoratrici risultano più soddisfatte e si ritrovano anche di più negli obiettivi della propria azienda, oltre al fatto che l'azienda stessa guadagna in immagine, perché è anche un'occasione per far notare il proprio impegno a favore dell'impiego femminile. Ovviamente non stiamo neanche a ricordare i vantaggi dell'allattamento materno in qualità di salute del bambino, perché ormai, cioè, lo diamo per scontato, lo sottolineiamo che non esistono alimentazioni migliori rispetto a quelle dell'allattamento, del latte materno appunto. Ci sono in Italia e nel mondo ospedali, territori e negozi amici del bambino. Allora noi ci chiediamo, perché non pensare anche a dei posti di lavoro amici dei bambini e delle donne? Basterebbe veramente poco per rendere l'ambiente di lavoro più vicino alle famiglie, alle donne, soprattutto ai bambini. Come ad esempio, se non è possibile effettivamente creare un vero e proprio nido aziendale, perché è comunque una spesa e un investimento importante da parte di un'azienda, basterebbe poco per creare magari un ambiente adatto
fatto igienicamente adatto e anche confortevole e accogliente per la donna, che possa essere utilizzato sia per l'estrazione del latte e la conservazione del latte, magari con un frigorifero apposta, oppure addirittura per ospitare il bambino nel momento dell'allattamento, che verrà poi portato dalla persona che lo tiene a casa. Questo sarebbe proprio ideale. Da ricordare alle donne che possono chiedere i permessi per l'allattamento frazionandoli durante la giornata. È vero che i permessi vanno concordati col datore di lavoro ed è il datore di lavoro che deve autorizzarli, ma ricordiamo alle donne che anche proprio a livello legislativo il datore di lavoro è tenuto ad andare incontro quanto più possibile alle necessità e alle richieste della donna. E molto spesso si tratta proprio di gesti molto semplici, quasi banali, che però sono di grande valore per la società e ovviamente per la donna che allatta. In più, queste stanze di cui parlava Federica possono anche essere utilizzate ad altri scopi nel momento in cui magari non è presente una mamma che ha queste necessità, come ad esempio mi viene in mente, visto che è presente un frigorifero, può diventare un posto adatto ad una pausa caffè o un posto dove andare a fare una riunione. Quindi non per forza deve essere qualcosa che viene aggiunto all'azienda. Mi leggo sempre una cosa che ha detto prima Federica, perché è vero che ormai i benefici dell'allattamento sono risaputi, si possono ritrovare un po' ovunque, però mi piacerebbe ricordarne uno su tutti, cioè che per una mamma che rientra a lavorare il passaggio all'alimentazione artificiale ha un costo che in quel momento può andare anche a sommarsi all'eventuale babysitter piuttosto che alle spese sostenute per un nido. Ci sarebbe un ulteriore aggravio di costi, perché sappiamo tutti che il latte artificiale ha dei costi notevoli, in particolare nel nostro paese, e quindi l'allattamento materno, oltre ad essere, diciamo, salutare, maggiormente salutare per il bimbo, è anche alla fine un risparmio, se vogliamo, è brutto, diciamo, evidenziarlo in questo modo, però anche un risparmio in termini economici per la famiglia. Assolutamente sì. E oltre ad essere un risparmio, visto che anche questo è un tema caldo, è anche più ecosostenibile, perché ovviamente sia per produrlo che per prepararlo è necessaria energia, acqua, si utilizza più plastica e quindi sicuramente è vantaggioso anche da questo punto di vista. Insomma, si torna sempre alla tradizione, che è quella dell'allattamento al seno della mamma, che alla fine si rivela comunque sempre in tutti i casi a 360 gradi la migliore soluzione. Sì, ci fa un po' sorridere a noi che siamo del tema pensare che un qualcosa di così naturale sia da dimostrare, come se dovessimo dimostrare quanto sia giusto respirare, no? Però anche giusto ricordare alcune di queste cose. Da parte di un'azienda, rendere possibile ad una mamma l'allattamento durante l'orario di lavoro ha dei costi molto importanti, oppure l'ambiente può essere utilizzato in mille modi e quindi non sono costi veramente elevati? Creare un ambiente proprio per l'estrazione del latte, semplicemente con una poltrona comoda e un piccolo frigorifero, non ha delle grandi spese. Poi è comunque un ambiente che può essere riutilizzato per una sala caffè, per una pausa pranzo, quindi veramente basterebbe molto poco. Tra l'altro questo potrebbe rendere più serene anche le lavoratrici e migliorare anche l'efficienza e la qualità del servizio svolto, oltre al fatto che comunque c'è una carenza di servizi per l'infanzia. Tra le testimonianze che abbiamo raccolto la scorsa settimana, tante donne appunto lamentavano ed esprimevano questa loro preoccupazione di non rientrare nella graduatoria della missione al nido, quindi di stare così nell'incertezza di non sapere se il proprio bambino potesse essere preso al nido o meno. Avere qualcuno a casa che può tenere il bambino e portarlo nel posto di lavoro magari per l'allattamento, o comunque riuscire anche soltanto ad estrarre il proprio latte e a conservarlo e portarlo al nido, alle persone che si occupano del bambino, sicuramente migliora tantissimo la qualità della soddisfazione della donna a livello proprio lavorativo. Anzi, forse a volte il fatto che non ci siano questi servizi costringe le donne a rientrare più tardi al lavoro, quindi a dover assumere per tempi brevi personale che non è formato, che non è specializzato nel ruolo in cui la donna magari ha investito tanto. E oltre a questo, nelle peggiori delle ipotesi, ancora tante donne magari arrivano alla difficile scelta di licenziarsi proprio per la difficoltà di conciliare la vita da mamma, la genitorialità,
con il lavoro svolto e quindi di sicuro è un problema sia femminile, familiare, ma anche per l'azienda che si trova a perdere un lavoratore su cui contava. Irene Anzaloni, il centro Salute Donna naturalmente è vicino a queste mamme che hanno questo tipo di esigenze. Sì, certo, come Centro Salute Donna offriamo a livello delle varie sedi territoriali un supporto alle mamme nel dopoparto, quindi abbiamo un servizio di chiamata diretta alle mamme che vengono contattate il prima possibile a rientro a casa dall'ospedale dopo la nascita dei loro bambini e comunque siamo disponibili per consulenze sulla tematica della genitorialità e quindi anche del rientro al lavoro, ovviamente nei mesi successivi alla nascita. Di solito le richieste su questa tematica riguardano principalmente le strategie per riuscire a conciliare il rientro nel proprio posto lavorativo, i nuovi ritmi, la gestione dei propri bambini, quindi l'estrazione del latte con la spremitura manuale piuttosto che col tiro latte, la conservazione e anche il problema per chi ha allattato esclusivamente magari al seno fino a questo momento di come offrire il latte al proprio bambino nel momento in cui la mamma non c'è. Quindi ci occupiamo di questo tipo di assistenza. Federica Gugliotta, se all'ascolto ci fossero delle mamme che fossero interessate ad approfondire le tematiche di cui abbiamo parlato, ma anche a contattarmi per avere eventualmente assistenza da parte del Centro Salute Donne, in quale modo possono contattarvi? Possono trovare tutti i contatti, tutti i numeri telefonici, gli indirizzi delle varie sedi dei vari distretti sul sito internet dell'azienda USL, www.ausl.fe.it, e lì troveranno tutte le varie indicazioni, sedi, indirizzi e numeri di telefono. Termina qui la puntata di oggi della Sanità Parla con te. Ringrazio la dottoressa Irene Ansaloni e la dottoressa Federica Gugliotta, che sono due ostetriche del Centro Salute Donna della nostra azienda sanitaria di Ferrara. Grazie per essere state con noi. Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. L'appuntamento con la Sanità Parla con te è come sempre tutti i lunedì alle 12:10 e in replica tutti i giovedì alle 19:10. Grazie a voi che ci avete seguito fino a qui e a risentirci alla prossima puntata. Avete ascoltato? La sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara.